And uh, the last uh, speaker today in this part of the session is uh, Francesco Paradati. He's a headmaster of uh, La Traccia School uh, near Bergamo in Italy. He has taught Italian literature. In addition to that, he's many years enjoying playing of electric guitar in uh, in the teachers, um, in the teacher's uh, band.

Buonasera, buonasera a tutti. Come, come è stato detto, mi chiamo Francesco e sono molto contento di essere qui perché lo sento come un gesto di amicizia. E perché per me vedersi insieme e parlare di speranza e di educazione è qualcosa di cui il mio cuore per primo ha bisogno. Quindi vi ringrazio perché questo. È per me un gesto già di speranza. Il primo gesto di speranza che vedo è questo pomeriggio, adulti che si trovano insieme a parlare di questo. Allora, eh, il tema di questa conferenza è una grande sfida. It's a great challenge. Eh? Perché, soprattutto in questo tempo, la speranza sembra essere qualcosa di impossibile, e è sempre più difficile vivere. Non, so, non parlare di speranza, ma vivere la speranza è difficile e quindi è difficile comunicarla ai nostri ragazzi. C'è un fatto che in questi giorni sta facendo discutere molto in Italia. È successo in una scuola in Toscana che un ragazzo è andato davanti al professore, davanti alla cattedra, e gli ha detto qui dentro comando io. Eh, lei mi deve dare un bel voto e non mi faccia arrabbiare. Questo ragazzo ha minacciato il professore. Di questo fatto si è parlato tantissimo e il dibattito è arrivato fino al Ministero della Pubblica Istruzione e tutti hanno detto che occorrono regole più dure. Occorre una disciplina più ferrea. Ma in pochissimi si è eh, si è potuto arrivare, non abbiamo sentito tanto arrivare al cuore della questione. Perché dentro il gesto di questo ragazzo c'è in realtà un vuoto del cuore. Una noia, una mancanza di speranza, una mancanza di felicità che diventa violenza. La grande ragione della violenza tra tanti nostri ragazzi. È un vuoto esistenziale che vivono e questo vuoto li fa diventare aggressivi, li fa diventare arrabbiati, solo che questo si è sentito poco. Io personalmente sono rimasto più colpito da un giudizio che aveva dato qualche anno fa Joseph Ratzinger, che aveva detto educare non è mai stato facile. E oggi sembra diventare più difficile. Lo sanno bene i genitori, gli insegnanti, i sacerdoti e tutti quelli che hanno responsabilità educative. Si parla di una grande emergenza educativa. È vero, è un'emergenza educativa, un'emergenza della speranza. E dice, in realtà sono in questione non solo le responsabilità personali degli adulti ma anche una atmosfera diffusa, una mentalità e una cultura che portano a dubitare del valore della persona umana, del significato della verità e del bene, in ultima analisi della bontà della vita. Diventa difficile allora trasmettere da una generazione all'altra qualcosa di valido. Questo giudizio va al cuore della questione, perché è vero che siamo davanti a un'emergenza educativa e questa emergenza educativa interroga ciascuno di noi. Non è solo una questione da specialisti o da pedagogisti, è una questione che va al cuore, anche perché i segni di questa emergenza educativa io li vedo nel quotidiano, faccio due esempi veloci. Il primo... Una mamma mi è venuta a parlare e mi ha detto che suo figlio sta sempre in camera su internet, sempre. Forse è un esempio che conoscete. Perché, diceva lei? Perché ha paura di uscire dalla stanza. A questo ragazzino la realtà fa paura. E quando gioca ai videogiochi, lui diventa un eroe, diventa protagonista, diventa un campione. Ma quando affronta la realtà si sente impaurito. La cosa che mi ha colpito in questo dialogo è che nella mamma vedevo la stessa paura. Quindi c'è questa paura della realtà. Secondo esempio, ma questa paura della realtà riguarda i ragazzi e noi adulti. Secondo esempio è questo, siamo andati in gita a Roma e al ritorno in treno c'erano tutti i ragazzi insieme e mi ha colpito vedere che i ragazzi erano in difficoltà. Non sapevano come relazionarsi. Si, erano molto in imbarazzo, molto in impaccio e hanno sfogato questo imbarazzo in insulti. Poi li ha salvati il telefonino. Hanno preso il telefono e si sono rifugiati dal loro impaccio parlando al telefono con quello davanti. Mi ha colpito tantissimo perché... In fondo questa emergenza educativa si vede in questa paura della realtà e in questa paura dell'altro, paura della relazione. E questo si vede nel quotidiano. Allora, da dove si ricomincia? È possibile oggi una pedagogia della speranza davanti a questo? Io dico che per, nella mia esperienza io non ho la formula, non ho la ricetta ma vedo che è necessario che io faccia un cammino ogni giorno per imparare la speranza. Eh, la nostra scuola nasce dall'opera di un grande sacerdote, un grande educatore che si chiama Don Luigi Giussani e lui diceva, nel suo libro Il rischio educativo, diceva che al centro dell'educazione c'è l'esperienza. L'esperienza dell'adulto, l'esperienza del ragazzo, il cuore dell'adulto, il cuore del ragazzo. Allora occorre che noi facciamo esperienza della speranza. Se voglio comunicare la speranza, io devo poter sperimentare la speranza, altrimenti posso parlare della speranza, ma non comunico la speranza. Un altro grande educatore, Don Julian Carron, che oggi guida il movimento di comunione e liberazione, dice che educare è una comunicazione di sé, cioè del proprio rapporto con la realtà. Allora faccio la domanda che prima è stata fatta, ma io quando guardo la realtà, quando guardo me stesso, ho speranza? Perché se non c'è in me, non posso pretendere di darla ai miei ragazzi. Allora io vorrei fare alcuni esempi per raccontarvi come nella mia esperienza... Da umile persona come sono, piena di difetti, sto vedendo crescere questa speranza. Vi dico che il punto di partenza per me è questo. E faccio la domanda a tutti. Che cos'è che ci ha resi? Cos'è che ci ha cambiati nella vita? Perché io non ero diverso dai miei ragazzi. Avevo una paura simile della realtà. Ero insicuro. Ma qualcosa nella mia vita mi ha cambiato. Mi piacerebbe chiedere a ciascuno di voi perché oggi siamo qui, perché oggi ci occupiamo di educazione, perché ci interessa così tanto. Forse perché qual è successo qualcosa nella nostra vita che ci ha fatto sentire importante la vita, se no non, sare non saremmo qui oggi. A me è successo così. Guardate che la speranza ha cominciato a entrare nella mia vita per un incontro che ho fatto a 14 anni. Avevo 14 anni e ho incontrato un sacerdote insegnante nei cui occhi ho visto viva quella speranza, quella felicità che il mio cuore desiderava. Nessuna regola mi aveva mai insegnato quella speranza, nessuna pedagogia ma quando ho visto quell'uomo vivo davanti ai miei occhi, quando ho visto come parlava, come cantava, come gustava la realtà, io sono rimasto tutto affascinato da qualcosa di attraente, parola decisiva in educazione. Un qualcosa di così bello, così umano, che ho cominciato a desiderare di stare con questo adulto. Ho desiderato imparare da lui, imitarlo, perché perché in quegli occhi vedevo quello che io cercavo, quella speranza viva, viva in un uomo. Ecco perché ho cominciato a frequentarlo, ma vi dico che l'ultima volta che si è accesa in me la speranza è oggi, oggi incontrando alcuni di voi, il papà che ha parlato prima, no? eh, lo psicologo, eh, incontrando alcuni di voi io ho visto degli uomini così vivi che la speranza è rinata in, in me e due, tre giorni fa ero a degli esercizi spirituali e vedendo il sacerdote che parlava io ho visto di nuovo questa speranza viva ecco io ho bisogno di questo perché se faccio questo cammino per imparare la speranza allora la posso portare faccio degli esempi tutto chiaro fin qui? ok primo esempio che faccio riguarda facebook eh? Eh, eh, pochi mesi fa mi è arrivato un messaggio di un mio ex alunno questo alunno eh, durante i tre anni in cui è stato mio alunno mi ha fatto disperare pensavo che non imparasse niente adesso ha 18 anni non lo sentivo da cinque anni mi è arrivato un messaggio su facebook e io sono rimasto sorpreso. Sentite cosa dice in questo messaggio. Buonasera professore. Sa, martedì stavo tornando da scuola e nevicava. E allora mi è venuta in mente quella volta in cui lei, mentre nevicava, ci ha portati fuori dalla classe e ci ha portati sulla collinetta che divide i campi da calcio a scuola. Ricordo che eravamo lì tutti in silenzio cinque anni prima eh? ad ascoltare la neve mentre lei ci leggeva una poesia. Ricordavo alcuni versi della poesia, quindi sono andato a cercarla su internet. È di Ada Negri, una poetessa italiana. Quella volta mi stavo emozionando. È stato bellissimo rivivere questo momento. Penso che le faccia piacere saperlo. E per questo le ho scritto. Questa cosa mi ha colpito perché lui in questi anni ha perso la speranza tante volte, ma un fatto vero gli è rimasto nel cuore. Quella volta che il suo professore lo ha portato a vedere la meraviglia della realtà. Perché imparando dai santi, dalle persone vive davanti al mio, ai miei occhi, io sto imparando che la realtà è una meraviglia. Sto imparando da Don Giussani, Don Carron, che il primo miracolo è che c'è la neve, che c'è l'aria, che c'è il cielo. Io un po' lo sto imparando questo e quindi tante volte prendo i ragazzi e li porto a vedere l'erba, li porto a vedere il cielo, perché questo lo sto imparando io. E questa cosa è rimasta nel cuore di questo ragazzo che sembrava indifferente. Cinque anni dopo è rimasta. Questo mi ha colpito tantissimo. Ha vinto ogni disperazione questa cosa. Secondo esempio. Perché imparando da questi santi, ricordo la Didache che dice cercate ogni giorno il volto dei santi. Io più guardo i santi, gli uomini in cui vedo viva questa speranza, più vedo che io sto cambiando, quasi senza accorgermene. E allora, ad esempio, io vedo che non ho più paura. Del vuoto che c'è in me. Non ho più paura della mia esigenza di felicità, anzi la sto scoprendo come una grande risorsa, no? Eh, potrebbe essere un trauma, invece è una grande risorsa per cercare, per camminare, e lo sto scoprendo anche negli artisti, nella musica di Arvo o nei grandi poeti. Allora questo desiderio. Io lo sto comunicando ai miei ragazzi. Sentite questa lettera che una ragazza ha scritto sul tema dell'esame finale. Ve la leggo. Tutto chiaro? Sì. sì. Okay. Fin dall'inizio della scuola il mio professore mostrava a me e ai miei compagni la bellezza della realtà. All'inizio non capivo. Guardate, eh? io non capivo, dice questa ragazza. Ma rimanevo stupita dal modo in cui lui guardava le cose che lo circondavano. Questo è il metodo. Il ragazzo può non capire, ma vede in noi la meraviglia per le cose, vede in noi questa ricerca. Ammiravo la passione con cui cercava, cercava di spiegarci ciò che intendeva. Ho iniziato a capirlo in seconda media, durante la primavera quando ci ha portato a osservare i campi coperti di fiori. Lì ho capito che tutto è diverso se si guarda con più attenzione, senza la noia con cui vivo la vita tutti i giorni. Però attenzione qui, attenzione a questo passaggio. Da quel momento però ho cominciato a sentire un vuoto, dice questa ragazza, qualcosa che non capivo. Andando avanti si faceva sentire sempre di più. E io cercavo di soffocarlo, dice lei. La scoperta più bella che ho fatto, dice, è stato trovare altre persone che hanno questo vuoto. Autori famosi come Edgar Lee Masters, Anna Frank, Giacomo Leopardi, che sentivano come me, dice questa ragazzina. In una lezione su Anna Frank abbiamo letto una data che parlava di questo vuoto, ma allo stesso tempo lei. Non comprendeva cosa significasse. Mi sono sentita capita. Sia Anna che altri autori erano in cerca di qualcosa che potesse riempire il loro vuoto. E dice questa ragazza, la stessa cosa stiamo facendo io e il mio professore. Io e il mio professore stiamo cercando quello che risponde al vuoto. Questo mi ha colpito, perché il vuoto è lo stesso che sentiva quel ragazzino che ha colpito il professore. Ma quel ragazzino non ha trovato una compagnia per questo vuoto. Invece questa ragazza dice ho trovato qualcuno che davanti a questo vuoto si è messo a camminare. Terzo esempio. Guardando i santi, guardando le persone in cui vedo questa speranza, io sto imparando a imparare. Penso che la cosa più decisiva per insegnare sia imparare. E sto imparando anche dai miei ragazzi. Faccio un esempio. L'esempio è questo. Stavo facendo una lezione su Pinocchio. Conoscete Pinocchio? Forse. So che c'è anche una traduzione in russo. Buratino. Okay. E in questa lezione stavamo leggendo il pezzo in cui il padre di Pinocchio esce in strada con la neve e vende la giacca per comprare il libro di scuola a Pinocchio. E quando torna Pinocchio dice, Babbo, papà, perché hai venduto la giacca? E lui dice, perché avevo caldo. Eh? Allora io ho fatto la lezione e dicevo che questo di Geppetto di vendere la giacca era un grande sacrificio. E i miei ragazzi erano tutti d'accordo, intervenivano. A un certo punto Andrea, che è il ragazzo più disastrato della classe, ha avuto molti traumi. E le ha vissute in modo negativo. È un ragazzo che sembra irrecuperabile, non c'è più speranza, sembrerebbe. Andrea ha alzato la mano e ha detto: Professore, no, non è vero. Il più grande sacrificio di Geppetto, del papà, non è aver venduto la giacca. E io dico: E allora qual è? Avrei potuto dirgli: Ma stai zitto. Invece sto imparando dai miei maestri a ascoltare Andrea e chiedergli: E qual è? Insegnami. E lui dice: Il più grande sacrificio è che ha detto che aveva caldo perché, perché non ha voluto neanche far pesare il suo sacrificio al figlio. Io vi assicuro che mi sono messo a piangere. E ho detto a tutti: ho detto ad Andrea, Andrea ripeti quello che hai detto perché io lo voglio scrivere. E tutti si sono messi a scrivere. Immaginate Andrea. Andrea è andato a casa tutto contento perché. Lui mi ha mostrato che anche il cuore del ragazzino più disastrato c'è. Il cuore resiste e coglie il vero, il buono e il giusto dentro le cose, tanto che lui ha colto il testo più di me. Questo per me è decisivo. La speranza dipende anche da questo. Dobbiamo sapere che anche nel figlio più lontano il cuore rimane e riconosce il vero. Dobbiamo cominciare ad ascoltare questo cuore che c'è nel ragazzo. Altro esempio, ho un alunno che è malato, di cuore. è malato di cuore. I suoi genitori quando lo hanno iscritto mi hanno detto che non sapevano quanti anni sarebbe durato nella scuola, perché alla sua età, con la sua patologia, è facile morire. Guardando i santi, guardando questi uomini in cui vedo la speranza, io sto imparando che il primo miracolo è svegliarmi al mattino. E quindi io mi sto stupendo di più di essere vivo, della realtà. Una mattina sono entrato in classe e ho visto questi 28 ragazzi con i loro sorrisi e mi è uscito dalla bocca che bello essere vivi. No? Si è creato un silenzio incredibile. Tante volte io diciamo delle cose importantissime e i ragazzi non ascoltano. Perché loro non ascoltano le parole, ma ascoltano il cuore. Quella mattina il mio cuore era vero. E ho detto che è bello essere vivi, l'ho detto veramente. La cosa più bella è che da quella mattina, quando entro in classe, i ragazzi mi dicono: Professore, buongiorno, è bello essere vivi. Senza accorgermi, io ho comunicato a loro la speranza. Ma la cosa più bella è successo con Giovanni, questo ragazzo malato di cuore. All'ultimo giorno dell'anno, la mamma gli ha chiesto di fare un toast, un, 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 come si un brindisi, brindisi di mezzanotte. Giovanni sale sulla sedia, prende il bicchiere e dice, il mio professore dice, è bello essere vivi, e dice, beh, ha ragione. E questo è un passaggio bellissimo, perché lui non ha solo ripetuto ma ha anche verificato, ha detto il mio professore mi ha detto che è bello essere vivi, ma adesso capisco che ha ragione. Pensate che esperienza di speranza ogni giorno deve aver fatto per dire con la sua malattia è bello essere vivi. Ultimo esempio, se non siete troppo stanchi. L'ultimo esempio è Matteo, ok? E Matteo è un ragazzino che è arrivato a scuola e non riusciva a stare in classe. Ogni cinque minuti aveva bisogno di andare in bagno perché aveva troppo paura della realtà, troppo paura della novità. A ogni prova si metteva a piangere. E noi abbiamo parlato con la psicologa, una bravissima psicologa, che ci ha detto che non era solo un problema di patologia, ma era un problema educativo. Quando ho incontrato i genitori ho visto nei genitori la stessa paura di Matteo, la stessa ansia. Eh? Dopo tre mesi di scuola Matteo stava in classe 20 minuti, dopo quattro mesi Matteo stava in classe mezz'ora. Verso aprile, verso la fine dell'anno, un giorno Matteo mi aspetta fuori dalla classe e mi dice, professore, mi aiuta a studiare meglio? E la mamma mi viene a parlare e mi dice: Non capisco cosa sta succedendo. Perché si alza al mattino e fischietta, eh? anche la psicologa non capiva, però diceva: Sta succedendo qualcosa. Matteo, ad esempio, ha preso i quaderni. Fa i compiti. Che cosa stava succedendo? Con la psicologa ci siamo detti: sta succedendo che ogni giorno Matteo riceve uno sguardo pieno di fiducia verso di lui. Siccome io e i miei colleghi, i miei amici colleghi, conosciamo i nostri errori e stiamo camminando per imparare, non abbiamo paura degli errori di Matteo, perché vediamo i nostri errori e amiamo anche gli errori di Matteo. No? E l'esempio che faccio è questo: l'errore più forte che Matteo ha fatto quando era mio alunno è stato questo: in terza media, una, una sua compagna mi dice: Professori, guardi le braccia di Matteo, era pieno di tagli. Io ho visto, mi sono preoccupato, Matteo mi ha chiesto di andare in bagno, io sono uscito dalla classe con lui. Lui si è accorto che sono uscito, abbiamo camminato insieme in corridoio in silenzio, avanti e indietro, avanti e indietro. Perché in silenzio? Perché che cosa vuoi dire a un ragazzino che è arrivato a tagliarsi sulle braccia? Che cosa stavo facendo in quel silenzio? Cercavo di ospitare ancora una volta nel mio cuore le facce dei santi, gli esempi che ho davanti e la speranza che Cristo mi dà ogni mattina. Perché è solo quella speranza che mi permette di guardare i miei errori e quelli degli altri. Tanto che quando Matteo a un certo punto ha rotto il silenzio e mi ha detto, professore, pensa che sono matto, io gli ho detto, no Matteo, penso che ti voglio bene. E che neanche un grammo della stima che ho per te è andato via. Lui si è messo a piangere, mi ha abbracciato. Dieci giorni dopo è venuta la mamma eh, a prendere la pagella e mi ha detto: Matteo mi ha spiegato tutto e mi ha giurato che non farà mai più una cosa del genere. E mi sono chiesto: perché? Vi leggo la lettera che la mamma mi ha scritto alla fine dei tre anni di scuola, l'ultima cosa. Mi sembra la sintesi di questo intervento sulla speranza. Caro professore, visto che ogni volta che ci salutiamo io mi commuovo, dice lei, e non riesco a parlare, ho pensato di ringraziarla così. Ho iscritto Matteo alla traccia, veramente piena di speranza. La speranza di riuscire a cambiare qualcosa nella sua vita nella mia e in quella della nostra famiglia, perché la quotidianità era diventata insopportabile. Matteo sprofondato in una palude, il mio bambino così allegro, devastato dalle difficoltà. E la mia incapacità, dice la mamma, una enorme incapacità di aiutarlo, di proteggerlo e di sollevarlo. Ero piena di speranza. Ma mai avrei pensato di trovare persone così belle come quelle che ho incontrato in questa scuola. E sono persone normalissime. E siamo dei, dei poveretti. Ma stiamo camminando. Stiamo camminando. E così luminose da riuscire a illuminare gli altri. Così serene da non accusare mai così competenti da instillare curiosità, così interessati a mio figlio, da non stancarsi di ragionarci sopra, da non stancarsi di vedere il bene di Matteo. Venivo da lei quando io perdevo la speranza, diceva la mamma, e mi faceva abbattere da Matteo. E lei me ne parlava così bene, me lo descriveva come io non osavo pensarlo, osare. Questa è la parola a cui vi associo, professor Fadigati, osare, avere coraggio. Volevo ringraziarla e volevo farle sapere che, che è stata una guida importante. E dice, ringrazio Dio di aver fatto incrociare i nostri sentieri. Mi ha colpito perché questa donna ha usato lo stesso mio metodo. Aveva bisogno della speranza e è andata a cercarla. Io sto vedendo e finisco che se accetto il cammino di riconoscere che ho bisogno io di questa speranza e se cerco gli occhi dei santi, gli uomini in cui è viva questa speranza, questa speranza comincia a diventare mia e io comincio a guardare in modo diverso la realtà, me stesso, i miei errori le cose, i testi, i poeti e comunico questo ai miei ragazzi perché la cosa vera di cui hanno bisogno i ragazzi è un adulto che cerca la speranza per sé. Io vi dico che in questo cammino educativo sto imparando che la grande risorsa che ho è la fede perché sto imparando che se accetto ogni mattina la speranza che Cristo mi dà allora questa speranza diventa comunicabile agli altri. Grazie. Fantastica. Fantastic. Non ho le domande, ma voglio ringraziarla per tutto. Grazie. Grazie mille. Grazie. Mm -hmm. Un segno di speranza questa mattina è stato ascoltare i vostri ragazzi, i vostri bambini che cantavano, perché ho pensato, questa bellezza quotidiana è un'educazione alla speranza, e alla mia speranza. Io ho fatto tutti questi chilometri perché per la speranza rinascesse in me. E io sto conoscendo Cristo vivo nella testimonianza dei miei amici. E quindi grazie davvero, vi ringrazio. Грация, Франческо. А у меня такой вопрос. Я слушаю очень внимательно. И то, что, то, о чем вы говорите, это проблема э, всего мира. Простите, пожалуйста. Не только. Простите, пожалуйста. Okay. No, it's 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 good. Good. Можете, пожалуйста, сначала начать. <coughs> да, хорошо. Грация, Франческо. <laughs> а, то, о чем вы говорите, это не проблема педагогики только одной. Это проблема всего мира. А, каким образом можно вложить надежду преподавателям, чтобы они жертвовали своим сердцем? Практически все решается на уровне жертвы. И, и теология, и педагогика –

Per aiutare i nuovi insegnanti che arrivano nella mia scuola, noi chiediamo a questi insegnanti di andare in classe e di vedere con i loro occhi un adulto che vive il rapporto con i ragazzi. Perché nessuna teoria è in grado di comunicare una umanità. Se tu questa umanità la vedi viva, allora questa umanità per contagio la puoi trasmettere. E io penso che la grande questione, io adesso quest, da quest'anno mi trovo a essere, anche se sono molto giovane, il direttore della scuola, una scuola di mille studenti. Oggi mille studenti e 80 insegnanti. Io oggi sento di più che il mio compito è ospitare la speranza in me. Perché se ospito la speranza in me... Se ospito la fede in me, io vedo che si allarga la mia ragione, che posso dare un contributo reale agli altri come eh, accade quando parli. Se mentre parli ospiti la verità di quello che dici nel tuo cuore, tu trasmetti quello che dici. Se no, è un discorso ripetuto. Allora, il grande compito, sento che è questo, per aiutare gli insegnanti vivere noi per primi la speranza. Se noi viviamo la speranza potremo portarla insegnando grammatica. Eh, eh, nella nostra scuola eh, i nostri ragazzi imparano la fede e l'amore per Dio facendo grammatica. Non perché in grammatica, nell'ora di grammatica, parliamo di Dio, ma perché se tu vivi, se tu insegnante, quando spieghi grammatica, vivi il rapporto con Gesù, mentre stai insegnando il verbo, mentre stai insegnando il nome, tu stai insegnando qualcosa di Gesù. E l'esempio è questo: una mia alunna, che stava sempre in ultima fila, è venuta a chiedermi, eh, professore, mi fa, potrebbe farmi da padrino per la cresima, per la confermazione? E gli ho detto, ma perché mi chiedi questo? Perché lei, dice, lei mi dice, perché quando lei parla di geografia è come se parlasse con Dio. Quindi questa cosa che vi sto dicendo l'ho imparata da lei, perché era vero. Perché quando faccio l'ora di geografia, io cerco di vivere il rapporto, il rapporto ora con Gesù, che mi parla attraverso quelle facce, che mi parla attraverso le loro domande. Ma io questo... Lo sto imparando, se no è impossibile. Lo sto imparando da altri, dai santi. Dai santi. Cercate ogni giorno il volto dei santi. No? C'è chi compone avendo davanti le frasi di dei santi che salvano la vita e chi insegna avendo davanti i santi, il volto dei santi. Questo. Io credo che questo sia il grande metodo. No? Se viviamo noi la fede e la speranza allora ci sarà speranza per l'Estonia, per il mondo. No? Dio passa attraverso la testimonianza di pochi, ha scelto Abramo, ha scelto Abramo, ma attraverso Abramo ha generato un popolo, occorre l'Io. We have a time for uh, one, two questions. Number one again. Number one, uh, Thank you very much, Francesca. Это была фантастика. Ваши рассказы, ваши истории. А я все о наболевшем. Я понимаю, школа большая, и у вас наверняка тоже есть очень сложные ученики. И хотелось бы, чтобы вы поделились своим опытом, как вы, как вы справляетесь со своим внутренним огнем, о котором мы говорили. Так как я знаю, итальянцы народ очень темпераментный. Вот. И Поделитесь опытом, как вы общаетесь с такими учениками, что вы пытаетесь донести им, как вы учите их быть более, ну как вы укращаете их, если можно это слово применить. Спасибо. Provo fare un esempio che ho raccontato ad Arvo e Nora un Premessa, non ho la risposta per tutto, <ride> okay. ma un'esperienza... Alcune un esperienze ce l'ho e nel metodo che Giussani ci ha insegnato, ci insegna, l'esperienza è fondamentale. Ogni giorno io mi scrivo l'esperienza che ho vissuto, perché questo mi educa tantissimo, io imparo dai fatti, da questi fatti. E il fatto è questo. Un ragazzo ha colpito un altro con un pugno nell'occhio. Okay? E ovviamente mi hanno fatto parlare con tutti e due i ragazzi, perché appunto come direttore, ma questo è successo due anni, due anni fa. Eh? Però è stato un fatto importante. Ho parlato per primo col ragazzo che aveva colpito. Eh? E in quel momento io ho capito che dovevo ascoltare veramente, perché quando succede una cosa così noi pensiamo già di sapere cosa dire, ma lì la prima cosa è stata per me mendicare, chiedere a Dio di farmi capire e quindi l'ho ascoltato e gli ho chiesto perché hai fatto questo gesto, volevo veramente sapere perché, anche perché è un ragazzo molto fragile, no? molto difficile e lui ha detto... Ho, ho, ho tirato un pugno perché volevo che mi lasciassero in pace, perché mi prendono sempre in giro, perché mi disturbano sempre. Allora volevo che finisse questo. Volevo stare in pace. Lui stesso mi ha dato il suggerimento per aiutarlo a capire, perché io potrei rispondere con una predica o potrei aiutarlo a leggere la sua esperienza. Se lui legge la sua esperienza impara. Se no io gli dirò delle regole. Eh? Allora lui diceva che voleva stare in pace. Allora visto che era lì tremava gli ho chiesto ma dimmi hai trovato la pace che cercavi? Colpendo con il pugno hai trovato la pace? E lui mi dice professore no sto malissimo. Allora lì ho sentito che il buon Dio mi dava un suggerimento per aiutarlo. E gli ho detto vedi. Guarda che c'è un altro modo per aiutare, c'è un altro modo per chiedere agli altri di essere in pace, non colpire con un pugno, c'è un, un modo più da uomini, puoi guardare negli occhi e lui molto serio mi ha detto, però professore per fare così bisogna essere adulti e ho pensato, ha ragione, ha ragione, però la realtà, Dio attraverso la realtà mi ha aiutato, io prego molto quando ci sono queste cose, mentre li ascolto prego perché Dio ti aiuta. E infatti in quel momento si è aperta la porta dell'ufficio, è entrato l'altro ragazzo e ha detto, professore, non dia la punizione a lui, la dia a me perché me la merito io. Io sono rimasto sorpreso e il ragazzo che ha colpito ha detto, no, l'ho colpito io, la punizione la devo prendere io. L'altro dice, no la punizione sono io che ti ho preso in giro la punizione la prendo io no, si sono messi a litigare ancora ma io sono rimasto stupito, colpito e gli ho detto fermatevi allora vi sentite più grandi adesso che state difendendo la verità addirittura a rischio a rischio di prendere una punizione ma purché la verità sia affermata siete pronti a rischiare siete più grandi adesso o dieci minuti fa? E loro hanno detto, adesso? Ho detto, allora vedi Andrea, non bisogna essere adulti, bisogna essere grandi. Ma tu mi hai dimostrato adesso che sei già grande. Allora vivi così. Allora questi due sono usciti da lì e siccome avevano lezione fuori, tu tutte e due hanno portato la sedia uno dell'altro. <ride> sono diventati amici quel giorno. Allora per risponderti. Io penso che sia fondamentale che tutte le volte che affrontiamo questi ragazzi non partiamo da pregiudizi, ma giochiamo in quell'istante la nostra fede, la nostra comprensione, la nostra voglia di imparare, perché Dio attraverso la realtà ci dà i suggerimenti per aiutarli e li aiutiamo se gli facciamo leggere la loro esperienza. Sto malissimo, adesso mi sento grande. È un esempio? Quello che stai vedendo non è carattere italiano, non è eh, ardore italiano, ma è l'ardore dell'esperienza cristiana. Perché io veramente imparando da Don Carron, da Don Giussani e dai miei amici, sto vedendo questo ardore che sta riempiendo di fascino la mia vita. Francesco, thank you very much. Thank you very much. I know, uh, listening to you, I know that I would love to come to your school for several days just to sit as a kind of silent fly on a wall, just to listen, you know, to look and listen. Thank you very much. Irina è venuta con Lidica e ha iniziato una, proprio un'amicizia un tra le nostre scuole. Grazie, grazie a tutti, davvero.